È il 23 marzo 2023 e in un bosco dell'Oregon un motociclista sta registrando uno dei suoi percorsi quando accade qualcosa di terrificante. Il protagonista della vicenda si chiama Aiden, grande appassionato di moto e di natura. Ama trascorrere il tempo libero nel bosco vicino a casa e registrare tutta la natura che lo circonda durante le sue uscite. Proprio grazie a uno di questi video, Aiden riesce a catturare qualcosa di molto strano. È un giorno come gli altri. Aiden percorre il sentiero sterrato nel bosco con la sua moto, riprende la natura intorno a sé, tutto sembra normale. All'improvviso il ragazzo è costretto a fermarsi perché un albero caduto sul sentiero gli impedisce di proseguire con il veicolo. Aiden però non si dà per sconfitto. Scende dalla motocicletta e decide di oltrepassare il tronco trascinandosi dietro la moto, quando all'improvviso sente un suono inquietante provenire dal bosco. Could be missing out what's on the other side. Hello? Il ragazzo non nasconde lo spavento e lo sentiamo respirare affannosamente. Il suono in questione sembra il lamento di qualcosa o di qualcuno. Dopo qualche istante di silenzio, il suono riecheggia di nuovo tra gli alberi. Aiden decide di non proseguire, così gira la moto nella direzione opposta e torna indietro. Passa poco più di un mese e il ragazzo decide di tornare nel bosco per uno dei suoi giri in moto. Il bosco sembra diverso dall'ultima volta. È una bella giornata. I raggi del sole passano attraverso i rami e illuminano il sentiero, dando quasi una sensazione di bosco incantato. Il sentiero è pulito e libero dai tronchi. Si percepisce che tutto è molto quieto e tranquillo. Tuttavia, più Aiden avanza e più il bosco diventa fitto e inquietante. E la luce a un certo punto scompare. Adesso il sentiero è buio e cupo e gli alberi sono sempre più fitti. A un certo punto il giovane si trova davanti a un bivio. Il sentiero si divide in due. Oh, there's two ways. Holy crap, dude, this trail goes on forever. It just got really quiet really fast. Come avete visto, nel momento in cui il ragazzo dice che all'improvviso tutto diventa spaventosamente tranquillo, una figura alta e pallida emerge dai cespugli. Guardando da vicino sembra accovacciata e cammina lentamente. Aiden avvia subito la moto mentre cerca di riprendere fiato. Ma la situazione si aggrava di più quando la moto sembra non voler partire. Solo dopo un paio di secondi il ragazzo riesce a riaccendere il veicolo e scappare via. Aiden ancora oggi non ha idea di cosa possa essere stato. Alcuni spettatori affermano che possa trattarsi di un'entità soprannaturale. Ma secondo voi, a cosa ha assistito veramente il ragazzo? Un'entità paranormale? Oppure qualcosa di spiegabile razionalmente? A voi le conclusioni. Prima di continuare con questa selezione di video spaventosi, voglio presentarvi qualcosa di ancora più spaventoso e inquietante. Immaginate che i vostri amici un giorno vi facciano vedere una strana mano imbalsamata. Questa mano, vi raccontano, ha la capacità di creare un ponte tra il nostro mondo e quello dei defunti. Per connettersi con l'altro lato, dopo aver acceso una candela, bisogna afferrare la mano e pronunciare le parole «Parla con me». Un unico avvertimento. Non dovete mai tenere la mano per più di 90 secondi, altrimenti qualsiasi cosa con cui avete comunicato vorrà restare. Ecco, cosa fareste? Accettereste di fare il rituale? I protagonisti del film Talk to Me hanno accettato e ciò a cui sono andati incontro fa semplicemente venire i brividi. Talk to Me è un nuovo film horror distribuito da Midnight Factory ed è stato definito da molti come l'horror più spaventoso del 2023, applaudito da maestri quali Peter Jackson, Jordan Peele e Ari Aster. Uscirà in tutti i cinema a partire dal 28 settembre. Andate a vederlo e scoprite con i vostri occhi che cosa succede a chi infrange le regole. Siete coraggiosi abbastanza? Parla con me. Questo video è stato ripreso da un padre che ha vissuto una serie di avvenimenti agghiaccianti insieme a suo figlio Elliot. L'uomo in questione si chiama Ricky Beetle. È un pomeriggio come tanti. Elliot sta giocando nella sua stanza mentre il padre veglia su di lui.
L'uomo passa accanto alla camera del figlio quando lo sente parlare. Inizialmente Ricky pensa che suo figlio lo stia chiamando, ma solo dopo qualche secondo si rende conto che Elliot sta avendo una vera e propria conversazione con qualcun altro. Il padre inizia prontamente a registrare e quello che gli dice il figlio lo lascia a bocca aperta. So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Hanging man for me, like he did before. What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Wait, so what's these on his face? His. What's this? Scream. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got his feet up there and he's up there. Okay. In the corner. Okay, thank you. But he knows me at the moment because he keeps saying he always bangs on me because... Okay, thank you. Ricky, spaventato, si rende conto che Elliot ha disegnato una figura che solo lui è in grado di vedere. La presunta persona è appesa con un cappio, avvolto intorno al collo. Il figlio è quindi convinto che ci sia un uomo impiccato nella sua stanza, ma come già detto prima, non gli è permesso parlarne. Inizialmente Ricky non sa come comportarsi, ma dopo questo incidente inizia a preoccuparsi per la salute mentale del figlio, attribuendo la colpa di questa visione a una sorta di schizofrenia. Dopo l'avvenimento, l'uomo sente nuovamente parlare il figlio mentre guarda l'angolo della stanza dove si trova l'impiccato. Il bimbo ripete che l'uomo non lo lascia dormire durante la notte a causa dei colpi che batte contro il muro. A questo punto Ricky decide di installare una videocamera nella camera del figlio, nella speranza di chiarire ciò che Elliot vede. Con suo grande shock, il seguente filmato riprende questo. Elliot sembra parlare con qualcuno, quando dal nulla le sue gambe vengono tirate fuori dal letto. Il bambino salta giù e corre fuori dalla stanza. Sembra che qualcosa o qualcuno abbia provato a trascinarlo fuori dal letto per fargli del male. E solo dopo questo video Ricky capisce che qualcosa sta perseguitando suo figlio. Gli spettatori sono convinti che sia stato catturato qualcosa di sovrannaturale. Ma come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Il video che state per vedere è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza. L'uomo che possiamo vedere è un operaio che lavora durante il turno di notte, ma quello che succede fa davvero venire i brividi. Quella notte la guardia notturna che osserva i filmati di sorveglianza nota nell'operaio un comportamento anomalo e subito dopo lo chiama per riguardare il filmato. Entrambi rimangono senza parole. Ora, il fatto che questo sia avvenuto durante uno dei tanti turni di notte rende l'incidente ancora più inquietante. Chiariamo subito che nessun altro sta lavorando nella fabbrica oltre all'operaio nel video. Tuttavia, quest'ultimo afferma che per quel turno di notte doveva esserci un secondo operaio insieme a lui, ma trattandosi del suo giorno libero, non era andato in fabbrica. Dopo che la guardia di sicurezza chiama l'operaio per mostrargli il video, l'uomo afferma che il suo collega è venuto a salutarlo nonostante il giorno di riposo. Ma questo non è quello che è stato catturato dalla videocamera. Guardate. Come potete vedere, l'uomo sta lavorando quando ad un certo punto si interrompe e guarda alla sua destra come se avesse visto qualcuno. Lascia sul tavolo gli utensili di lavoro e si avvicina alla presunta persona. Le porge la mano come per stringergliela e sembra addirittura parlarle. Il fatto inquietante, ovviamente, è che oltre all'uomo non c'è nessuno. Nel momento in cui riguardano i filmati, l'uomo giura di aver visto il collega in uniforme, quello che in teoria era di riposo. Come se si stesse preparando per il turno di lavoro. Il tutto diventa ancora più inquietante dopo che si scopre ciò che è successo all'operaio che quella notte non è andato. La fabbrica riceve la notizia che il lavoratore di riposo, poche ore prima, è morto in casa sua. Molte persone pensano che sia lo spirito dell'amico operaio che ha voluto fare un ultimo saluto al suo collega. Secondo voi è andata effettivamente così?
È tarda notte quando due infermieri in un ospedale pediatrico si imbattono in qualcosa di molto inquietante. La struttura è immersa nel silenzio e i bambini sono nelle loro stanze, dormono. Tutto sembra tranquillo, ma all'improvviso uno dei due infermieri inizia a manifestare un comportamento anomalo. Sembra quasi nervoso, il che è strano visto che non c'è nulla che non vada, o almeno così sembra. Uno dei due infermieri si sporge verso il corridoio principale della struttura e rimane pietrificato. L'altra infermiera inizia a fare un video e si avvicina lentamente al collega, anche lei ora spaventata. Che bastardo! Mira, no. Salir a pisa a 4, non sei incluso quando salí, tenía 4. Quando vine para acá. Se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Pero es la estática, boludo. ¿Eh? Pero está lejos. Estática. Está viniendo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. No. ¿Está prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Tomate uno. Vamos, no, para adentro, boludo. Fui la mierda, la no, concha de la lora. No. Ahí está. Asomate, que pase largo, boludo. ¿Ve? ¡No! Ay, la concha de la lora. ¡Ay, no, la puta que te parió! Riguardando bene il video, potete notare come il palloncino avanza in modo rettilineo lungo il corridoio. E sembra quasi che stia andando nella direzione degli infermieri. Questi ultimi, spaventati, indietreggiano e girano l'angolo nascondendosi dall'oggetto in questione. Pochi attimi dopo, però, il palloncino compare da dietro l'angolo e non si sa in che modo gira verso la stanza in cui ci sono loro. Ancora oggi non si sa bene che cosa pensare di questo fatto. Gli infermieri credono che possa trattarsi dello spirito di un bambino, magari un bambino che è morto in quella struttura e che voleva salutare i suoi infermieri per l'ultima volta. Ma voi cosa ne pensate? Può davvero trattarsi dello spirito di uno dei bambini morti lì? È tarda notte, quando un uomo che già conoscete decide di entrare in una casa abbandonata. Dico che già lo conoscete perché si tratta del proprietario del canale YouTube Fourth Wall, che negli anni ci ha regalato tantissime clip davvero spaventose. La curiosità dell'uomo di voler visitare la struttura nasce proprio dall'inquietante storia di quest'ultima. Partiamo dal presupposto che il comune ha delimitato l'area, impedendone l'accesso a chiunque. Questo perché gli abitanti del quartiere affermano che un anziano signore viveva in questa casa prima di morire di vecchiaia. La cosa strana però è che nessun altro viveva insieme a lui in questo edificio enorme. Dopo la morte dell'uomo, i residenti giurano di aver visto delle sagome dietro le finestre del secondo piano che fissavano il vuoto. L'uomo nel video, venuto a conoscenza dell'inquietante storia, decide di visitare la casa. Come avete visto, una piccola statua dorata sembra cadere dal nulla. L'uomo si ferma qualche istante, la raccoglie e la rimette al suo posto, ma quando si guarda attorno non c'è nessuno. Non si sa come, la statua è caduta da sola. Questo però non è il fatto più inquietante che accade. Guardate. L'uomo continua l'esplorazione della casa e si dirige al piano superiore. Decide di installare una seconda telecamera sul pianerottolo in modo da avere una visione panoramica di tutto il piano, riprendendo anche tutte le porte. Intanto continua la sua visita nella casa. Solo più tardi, riguardando il video, l'uomo si accorge della sagoma nera che compare sul muro, ma è quello che succede dopo che lo convincerà a scappare a gambe levate. A questo punto l'uomo continua la sua esplorazione del secondo piano, quello in cui i residenti del quartiere affermano di aver visto delle figure in piedi dietro le finestre. Qui succede qualcosa di davvero strano.
L'uomo, visibilmente agitato, cerca di uscire dalla stanza, ma la porta sembra bloccata. Solo dopo qualche istante di terrore, la porta si apre di nuovo all'improvviso. Così inizia a correre ed esce dall'edificio, ma sfortunatamente le riprese finiscono perché la videocamera smette di registrare. Tuttavia è proprio in questo momento che la videocamera riprende qualcosa di veramente agghiacciante. Mentre la telecamera fa una panoramica sulla stanza da cui è appena uscito l'uomo, una figura oscura viene intravista dentro a una delle stanze. Sembra quasi che si afferma sull'uscio della porta e osservi l'uomo mentre corre via. Non si sa ancora molto su cosa sia davvero successo e non c'è nessuna spiegazione logica e razionale che possa spiegare gli eventi accaduti quella notte. Che fosse davvero lo spirito dell'anziano che vive ancora lì.